Erio Casadei, motociclista, morto tragicamente nel 1956 in un incidente stradale. Per ricordarlo, la famiglia allora fece una donazione al padiglione dell'ente ospedaliero Morgagni di Forlì. Oggi, per ricordarlo, viene inaugurato un basso rilievo con la sua immagine all'interno del reparto di medicina trasfusionale del nuovo ospedale Morgagni, dove ha anche sede l'AVIS. Bronzo, un alto rilievo dedicato a Erio Casadei, morto giovanissimo, e in suo ricordo è stato donato il primo reparto dedicato proprio alla donazione del sangue. Qual è la rappresentanza e l'importanza della giornata di oggi? Ma oggi è il completamento di un percorso che vedeva appunto l'impegno delle amministrazioni, qualora si fosse spostato il padiglione del centro trasfusionale, che il ricordo di Erio Casadei avrebbe dovuto seguire questo. Oggi chiudiamo questo percorso e mi sembra anche in maniera degna. Sembra ridondante, ma vogliamo anche ricordare qual è l'importanza di AVIS nel nostro territorio. L'AVIS è quell'associazione che vive perché purtroppo ci sono degli malati che hanno bisogno di sangue, quindi noi siamo sempre e comunque a disposizione di questi e tutto il nostro impegno è rivolto ai malati e a convincere sempre nuovi giovani a diventare donatori. Comunque c'è una buona percentuale di donatori nella nostra provincia. Nella nostra provincia siamo sulla media, la nostra provincia si distingue invece per un'alta percentuale di giovani e questo ci rende onore. Perché secondo lei ci sono molti giovani nel nostro territorio? Io spero perché i giovani del nostro territorio siano più sensibili, ma soprattutto anche per tutto l'impegno e il lavoro che stiamo facendo noi con i giovani e in particolar modo nei confronti delle scuole. Il lavoro del bassorilievo non sempre è facile per un artista, per uno scultore. Come ha lavorato per realizzare quest'opera? Io ho plasmato la creta, e quindi seguendo il ritratto di Erio, e poi l'opera è stata portata alla fusione e poi patinata, quindi è diventata l'opera che adesso sarà esposto da questo momento. Lei conosceva Erio Casadei? Sì, io con i miei 85 anni, perché sono del 30, ho avuto modo di conoscere Erio negli anni 52-53. Poi dopo andai a lavorare fuori di Forlì, ma era l'epoca che ci si trovava nel Piazzale della Vittoria, dove un po' di bar giardino, un po' si andava all'ex Gil, dove c'era Caruso che faceva un po' di atletica. Alla sera, del sabato sera, si ballava e già allora io facevo i cartelloni pubblicitari. Mi ricordo uno degli ultimi... era intitolato Una notte a Venezia, perché in quel periodo all'epoca c'erano delle cartoline dove diceva se a Forlì ci fosse il mare, invece quindi in quell'epoca là io ho avuto modo di incontrarlo, di apprezzarlo, e mentre plasmavo pensavo a tutte queste cose che hanno più di 60 anni. Fra l'altro mi è venuto in mente una delle poesie di Ungaretti, dove racconta che a Parigi si era suicidato un ragazzo e solo lui e l'affittacamere lo accompagnano al cimitero. Quello che rimase impresso era la frase finale che diceva: solo io so, forse so ancora che visse. E in quel momento mi è venuto in mente, insomma, ho pensato alla famiglia Casadei invece, che ha fatto tutto il possibile per tramandarne la memoria. Questo reparto è intitolato a suo fratello, come viene onorato il suo nome in questo modo? Mio padre, quando morì mio fratello, consapevole
che in tutti i tempi il significato della vita è sempre la meta del pensiero, hanno cercato di realizzare una meta di mio fratello perché non l'avrebbe potuto e perché è morto a 22 anni e 3 mesi. È stato un episodio molto triste per la famiglia, però mio babbo ha cercato di fare quello che mio fratello non avrebbe più potuto fare e nello stesso tempo che fosse un'opera meritevole, sì, per ricordarlo sì, ma soprattutto utile alla città di Forlì. E così donammo, la famiglia donò il padiglione Avis nel vecchio centro ospedaliero del Morgagni in via della Torre. Qualche ricordo personale di suo fratello? Tanti, non c'è niente da aggiungere. Non c'è niente da aggiungere perché mi commuovo. Di mio fratello voglio dire solo una cosa. Ripeto, siamo stati avversari leali nelle manifestazioni sportive. Siamo stati concorrenti correttissimi e quando abbiamo fatto due lavori in concorrenza e a memoria vorrei dire di mio fratello quello che gli amici e i suoi carissimi collaboratori hanno desiderato scrivere a caratteri cubitali sulla lastra del marmo che racchiude la sua salma. Le parole, se ricordo, perché sono ipovedente e non leggo più, se ricordo, mirabile per bontà, nobile per sentimento, dedicò al lavoro la volontà del suo cuore generoso, allo sport l'entusiasmo della sua esuberante giovinezza. Ebbe in vita la lode di tutti e un'anime compianto. E nella tragica morte l'unanime compianto. Questo era mio fratello. Un reparto nato inizialmente nel vecchio ospedale con una donazione della famiglia Casadei, adesso, attualmente, comunque è un reparto molto importante perché è quello che fa sì che ci sia sangue per le persone che ne hanno bisogno. Certamente il ruolo che ha il servizio trasfusionale e anche l'Avis come associazione nell'ambito dell'organizzazione complessiva sanitaria e ospedaliera è molto importante. Dobbiamo infatti all'associazione un ruolo importantissimo sia nella fase di accoglimento dei donatori, di promozione del dono del sangue sul territorio, ma negli ultimi anni, grazie a una convenzione molto innovativa che l'azienda ha deciso di stipulare a Forlì con l'Avis di Forlì con le varie associazioni correlate nel circondario, quindi da Forlì in Popoli, Meldola, Modigliana, eccetera. Siamo riusciti ad affidare ad Avis tutta la donazione del sangue, quindi tutta l'unità di raccolta e la raccolta del sangue sul territorio. È una cosa molto importante ed è molto in linea con quelli che sono gli ultimi orientamenti anche a livello europeo in questo senso. Come lei stesso ha ricordato oggi, l'Avis è il primo esempio di volontariato civile nel nostro territorio e comunque rimane una parte importante per quanto riguarda il recupero del sangue e le trasfusioni. Sì, l'Avis è certamente una delle radici importanti del volontariato civile, della cittadinanza attiva della comunità forlivese. Quasi 80 anni che oggi vengono ricordati con la posizione della lapide dell'opera in ricordo di Erio Casadei e rappresenta davvero un'occasione per legare i temi della salute, della sanità anche alla necessità della propensione di ogni cittadino a essere parte della costruzione di questa educazione alla salute. Donare il sangue è un atto davvero di solidarietà nei confronti della propria comunità che tornerà
davvero utile a tutti i cittadini, anche nel momento e soprattutto nel momento in cui se ne ha bisogno.